Salve a tutti ragazzi e bentornati su Guido sul Server 2 con un gioco che non conosce nessuno. Si chiama War for the Overworld, Bedrock Beta, ed è una beta appunto di un giochino che mi piacque tantissimo all'epoca. Sto parlando di Dungeon Keeper, ve ne parlai anche in un giochi d'accesso, perché c'è la versione per cellulare un po' scioppona, ma comunque che mi mancava, perché mi ricordava tantissimo questo gioco. E questo è il sequel a quanto pare. Sono, credo, degli sviluppatori nuovi, quindi io ho giocato già il tutorial per vedere un attimo come fosse il gioco e devo dire che è figo perché le dinamiche sono quelle. Ci sarà anche il multiplayer, ma io partirei dal survival, ok? È un prototipo di survival, come ci sono i prototipi di campagne, come ci sono i prototipi del tutorial. Quindi saremo noi un attimino a scoprirlo questo gioco. Perché, ripeto, è la prima volta che ci giochiamo insieme, più che altro che ho provato il tutorial. Ok, questa voce che sentite e sarà il nostro aiutante, quindi ci sarà sempre. Ok, questo è il nostro fortino. Vediamo un po' che cosa c'è. C'è tesoro, che cos'è questo? Sì, è un tesoro. Da qui escono i mostri. Questo è già fatto in realtà, quello che volevo creare io, insomma. Ci sono vari posti dove spawnano mostri che ti aiutano poi nella creazione del tuo impero sotterraneo. Perché sotterraneo? Perché in realtà siamo sottoterra, quindi dobbiamo scavare. E dobbiamo resistere dagli attacchi degli eroi. Quindi noi siamo i cattivi in questo gioco. Siamo talmente cattivi che possiamo, ad esempio, schiaffeggiare i nostri minion. Così si sentono più. Considerati da noi che siamo il Dungeon Keeper, colui che tiene il... Oh cazzo, già sta arrivando la gente, io parlo qua. Non ho un cazzo praticamente. Ecco, come diavolo si fa da... Bomber, Fire, Mortar... Ok, questo Wooden Door, e direi che Wooden Door... Niente, ok, eccola qua. La mettiamo qui, una Wooden Door. E magari chiudiamo. Quanti soldi ho? 15.000. Allora, intanto chiudiamo questa che mi sembra più fattibile. Possiamo addirittura... Oh, che cos'è questo? Alchemy Lab, Sanctuary. E questo obbedisci. Oh, c'è un posto... Ok. Quindi come ci clicco sopra? Defense complete. Come ci clicco sopra escono le cose, bene. Ok, questi si caricano col tempo. Allora, vediamo subito il da farsi. Qui che ci mettiamo? Non ne ho idea perché non ne ho proprio idea. Vabbè, mettiamoci questo, magari 300 gold. Ok, così magari entrano... Vabbè, facciamo... Vediamo di farlo immenso. Ah, che figo, che cazzo è questo? Non lo so, non ho idea di cosa uscirà da lì. Però dobbiamo attendere, perché ci vuole un po' di tempo per far uscire i vari mostri. Ok, qui. The enemy is sending fire breathers to assault your dungeon. No, che cazzo. Can't beat these drunkards, no amount of mentoring can help you. Questo bisogna aggiustarlo. La fonderia però già ce l'ho. Oh cazzo, ancora, anche qua. Merda. La fonderia già ce l'ho però. Allora, però dovrei mettere altre porte. Mettiamo una porta qui. Quindi siamo attaccati da tutte le parti, da quello che mi pare di capire è così, infatti. Porca troia. Ok, siamo un po' nella cacca, ragazzi. Questo che gli fa è Boss Speed, Summon Workers. Vediamo un po'. Ok.
potrebbero tornarmi. Obey. Obbediscimi. Obbediscimi. Possession, questa la prendo. Recall. Ok. Allora, nel tutorial non ti diceva tutte queste cose, quindi diciamo che stiamo imparando insieme, quindi abbiate pietà di me, perché nel tutorial non c'era tutto questo. Beh, facciamogli fare una birreria, così si divertono. Io non so perché non escono i miei fottutissimi minion. Hell. Allora, vediamo. Questo, l'arena. E qua, destroy a wall. Lightning. Bombard. Ok, vabbè, bombardiamo. Construction. Prison. Ah, la prigione. Ok, vediamo un po' di fare una prigione, va. Potrebbe tornarmi utile, chi lo sa. Potrebbe tornarmi utile per metterci dentro i nostri balordi. Ma forse mi manca il posto dove si mangia. Per quello rompono il cazzo, no? Vediamo. Ok. No, ci stava una cosa di questo, mi sa. Vediamo un po'. E qui che cazzo ci sta? Ah, i topi. Figo. Questi non so perché. Chi è questo? Ah, questo è un oh, ok, stanno cominciando ad arrivare, vedi? Oh, perfetto, perfetto. Che cosa? The West? Dove sta il West qua? Non c'è scritto la direzione. Have researched a sin for you. The Western Pig Hibiter has been destroyed. Ah, eccoli. The mighty General Hogdor. Ah, ce l'abbiamo qua, vedi, l'abbiamo imprigionati. Possession. Vediamo un po' se. Sì, no, non li posso. Non posso. Ah, sì, posso. No, sono diventato un topo. Un topino. Perché mi posso impossessare dei. Dei personaggi. Guardate quanta gente che ho. Vediamo se posso. No, niente, loro no. Obey. Vediamo un po' se mi obbediscono. No, niente. Niente, non posso cliccarci solo. Non so che cazzo, perché l'ho fatto, ma. Heal. No, che cosa Dungeon Core? Che cazzo c'è? Un porco. Aiuto, non so che cosa fare. Devo creare più. Che cazzo, No, sono morto, ma non ho capito perché. Allora, solitamente nell'altra. Nel tutorial. Sì, stai zitto però. Fuck. Solitamente nel tutorial i mostri spannavano da soli. Invece qua no. Vabbè, iniziamo una campagna, perché non mi piace lasciare le cose a metà. Iniziamo una campagna così magari abbiamo più tempo di capire. Vediamo un attimino il funzionamento. E nel survival magari non siamo proprio prontissimi per fare il survival al momento. Ok. Sì. Questo è tutto la tesoreria. Ok, qui dentro escono. Vedete adesso come escono i vari personaggi. E non capisco perché prima non uscissero. Comunque, che dobbiamo fare qua? Vediamo un po'. Abbiamo tre cose. Sembra che. No, non è la construction. An Oculus has entered your dungeon. Boss, nearby enemies.
Replacement wall. Godfather deposit box for your mines. Torture chamber. Proviamo a torture. Upgrade archive room. Questo è la heal. Ok, così curiamo i nostri esserini. Sentite la voce di questo. Di questo che è il nostro aiutante. Troppo figo. Allora, vediamo di capire che cazzo dobbiamo fare. Perché non possiamo fare niente in realtà se non rompiamo le mura. Dove possiamo uscire? Qua. Ah, ok, qua. Ok. Da qua possiamo uscire e possiamo espanderci. E credo che ci sia una camera piena d'oro qua. Oh, vediamo un attimo. Tanto stanno entrando svariate creature. E a me mi servono più workers. Allora, facciamo una camera delle torture, però appena i minion si finiscono di rompere tutta la situazione qua. Anche perché mi devono creare un terreno. Vedete, queste sono le creature che io adesso che ho nel mio dungeon, che sono appena arrivate. Ecco, però secondo me se andiamo qui abbiamo una problematica che non è per niente banale. A cultist has entered your dungeon. Oh, ho bisogno di più minion. Ho bisogno di più minion. Che non va? Ce ne ho troppi? Vabbè, andiamo avanti, vediamo un attimo. Crypt, ok. A Stone Bridge, ok, potrebbe servirmi. Vedete quante cose riesco a creare. Vedete il ponte, posso farlo. Un po' se non da qui, credo. Che cos'è questo? Figo. Oh, andiamo ad aprire tutta questa parte. E adesso qui ci mettiamo. Queste sono le nuove creature. Ci facciamo una cosa di questo tipo qua. Poi, che dobbiamo dividerle anche, perché sennò si ammazzano tra di loro. Così. La camera delle torture. Ok, andiamo. Beh, allora allarghiamoci alla grande. Sentite come arrivano gli altri, i nuovi mostri? Necromanti, eccetera. You have discovered one of Raskos's outposts. Its entrance looks to be well guarded. But figo. Why throw your minions into a meat grinder when you cazzo, questi sono i nemici. Build an underminer upon the flashing tile to destroy the nearby walls. Then flood the room with your minions. Attenzione. Dovremmo distruggere le mura dei balordi, ma non mi sento pronto. Io credo che inserirò dei cannoni qui. Così se entrano li facciamo secchi subito. Ok, andiamo avanti e costruiamo la camera della tortura qua. Ok, andiamo avanti. Un altro archivio lo possiamo costruire. Vediamo un po' che altro possiamo fare. Spirit Chamber. Upgrade archivio. Blood Money. E vai. Eppure Gold Vortex. Ok. Queste sono le trappole. Direi che le trappole vanno messe in qualche modo. Qua però non ce lo posso mettere, giustamente, perché mancano le cose. Oh, andiamo avanti. Qui c'è Blood Money. Guardate quanti mostri stanno arrivando intanto. Il tartarughe ninja credo che siano questi.
Vediamo un po', eh. Vediamo se lo posso mettere. No, infatti vicino non me le fa mettere come nel vecchio. Ah, non c'ho proprio soldi. Porca troia. Porca troia. A Chanda has entered your dungeon. Ok. Tanto li mando a spaccare i muri nelle altre città. E magari ci metto anche qualche trappoletta. Magari ce la metto. Comunque, ragazzi, questo è l'inizio di War of the Overworld. C'è ancora da capire. Lo volevo fare insieme a voi perché ci tenevo a iniziare insieme a voi. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se vi piace. Io continuerò almeno una puntata, così riesco a capire altri meccanismi, un po' come funzionano.